Abbiamo ritenuto fosse importante, soprattutto per una parte geografica dell'Italia, riuscire a trovare operazioni di comune intento. E circa 2 mesi fa a Napoli abbiamo costituito questo contratto Rete Sud fra alcune aziende pubbliche che hanno deciso di stare insieme per poter pensare a investimenti comuni o a nuove strategie che possono portare un migliore utilizzo, diciamo, delle poche risorse disponibili. Questo appuntamento di oggi è, diciamo, la continuazione quanto ho già fatto a Napoli circa 2 mesi fa. Per noi è indispensabile, soprattutto in un momento in cui venendo meno le risorse bisogna cercare di arrangiarsi nel miglior modo possibile. La nostra azienda, la MG, lo sta facendo, cercando di reperire nel più breve tempo possibile un partner che possa consentirci di migliorare lo stato delle cose, perché in città abbiamo impianti troppo obsoleti, impianti che vanno migliorati, proprio sfruttando le sinergie comuni di aziende che comunque operano da più tempo sul territorio in maniera importante e non soltanto sullo stesso settore, ma mi riferisco per esempio all'acquedotto pugliese, che è la più grossa azienda di acqua d'Italia, potranno aiutarci a superare, diciamo, l'impasse e il gap di difficoltà con cui ci dobbiamo operare.